Per noi, per Sant'Agata, ma per tutti i comuni presenti. Noi abbiamo già avuto l'adesione di 27 comuni, ci sono i sindaci che salutano, cito i comuni e non cito i nomi, ma sono tutti presenti. Vedo il sindaco di Pomicino, il sindaco di Aieta, il sindaco di Acquaformosa, il sindaco di Fagnano, il sindaco di San Donato, ma in particolar modo il sindaco di Verbicaro, il sindaco di Mormanno, il sindaco, i rappresentanti dell'amministrazione di Malvito. Il sindaco di Santa Caterina ha mandato la sua adesione, però non è presente per motivi. Insomma, 27 comuni, 27 sindaci e amministrazioni comunali del nostro comprensorio hanno già aderito a questo progetto che porta il nome di un territorio, un territorio vastissimo, quello del Polino, che potrà abbracciare da qui in un prossimo futuro anche la regione Basilicata. Quindi è questo l'obiettivo, poi, come direte, di promuovere quindi questo progetto non solo nei comuni che oggi sono ben rappresentati, ma anche in altri comuni che poi ricavano nel territorio del Parco del Polino. Io colgo l'occasione per dire un'altra cosa. Il coinvolgimento dell'Associazione Ambiente Vivo è un coinvolgimento che ha un doppio valore, perché anche attraverso, come dire, questo progetto si possono sviluppare politiche e progetti che possono guardare, come dire, a tematiche un po' più vaste, legate comunque a all'ambiente, all'agricoltura e quant'altro, tant'è che noi proprio in questi giorni, ma domani stesso, avremo delle riunioni per promuovere in futuro anche con la dottoressa Schipani altre iniziative sempre che proporremo ai comuni che hanno sottoscritto con noi questo protocollo. Io chiudo qui augurando, come dire, a questo progetto una buona partenza, e spero che possa, come dire, al più presto diventare cosa concreta, ma già è cosa concreta se siamo qui in tanti, con tanti sindaci che hanno già aderito. Secondo me questo progetto sarà, come dire, il fiore all'occhiello del nostro territorio per sviluppare un turismo che possa guardare al nostro territorio come, come dire, parte importante da valorizzare e da promuovere al turismo non solo nazionale, così come è stato comunicato, ma anche internazionale, se è vero come è vero che punteremo alla presentazione di questo progetto anche a rassegne importanti tipo l'Expo e anche la Verona Cavalli. Quindi io ringrazio nuovamente tutti i partecipanti a questa manifestazione, a questo convegno, mi scuso se non ho citato qualcuno, quindi buon lavoro a tutti e grazie per la partecipazione.